Allora, adesso dedichiamo proprio qualche minuto a un momento comunque importante della giornata, che è questo premio che Chimica Farmaceutica ha voluto istituire, che si chiama Life Science Excellence Italia. È il primo premio, quindi la prima edizione 2023, che apre, mi auguro, una lunga serie. Abbiamo scelto con il nostro comitato scientifico di premiare una società di Siena, la DS Diagnostica Senese, per un progetto molto importante che faccio raccontare alla dottoressa Vittoria Loi, che prego di raggiungermi qui sul palco, appunto manager dell'azienda e rappresentanza di DS. Grazie. Mi sentite anche senza questo strumento di terrificante. Sì, non peggio. Allora, anzitutto buon pomeriggio, io sono Vittoria Loi, mi occupo di risorse umane e di sostenibilità. Sono arrivata che il vostro intervento in Gravity è un posto che confermare il trend che si faceva vedere. Noi siamo un'azienda che opera nell'ambito della diagnostica in vitro, è un'azienda che nasce negli anni 80 e che oggi ha a disposizione una presenza internazionale, ma senz'altro il cuore delle eccellenze, dell'innovazione, della ricerca e sviluppo è tutto Siena, il polo delle Life Science di Siena, la Toscana Life Science, Mondo GSK, quindi tutto quanto gira intorno all'ex cosmico-sclavo, diciamo la culla dei vaccini. Cosa facciamo? Facciamo dispositivi diagnostici, kit diagnostici e gli strumenti che poi combinati vanno nel mondo dei laboratori d'analisi che tutti noi conosciamo. La ricerca e sviluppo è una grossa, il cuore costante dell'azienda, abbiamo tutta la ricerca biotecnologica interna, ma anche la produzione interna, mentre sugli strumenti abbiamo un partner esterno che invece la produzione. Abbiamo sposato da qualche anno un percorso di sostenibilità che a luglio 2022 ci ha portato a diventare società Benefit, il secondo anno che abbiamo il nostro bilancio di sostenibilità, e in questo momento è in corso un carbon footprint assessment. A conferma del fatto che comunque diventa sempre più integrato ed essenziale muovere gli obiettivi di business con obiettivi cosiddetti ESG. Quindi a parte la parte risorse umane, il mio secondo panno ultimamente è tanto legato agli obiettivi dell'Agenda 2030 e a tutto quello che muove della ripresa. Nell'ambito di questo percorso, a settembre abbiamo inaugurato la nostra nuova casa, che è il DS Biotech Campus. Sono 10.000 metri quadri di impianto, ricerca e sviluppo, produzione, ed è il più grande impianto a livello italiano in ambito di diagnostica di questo tipo, che è stato concepito secondo i principi, anche qui un po' dettati, stanno arrivando dall'Unione Europea, di Industria 5.0. La nostra casa ha grande scritto all'ingresso Be Compliant with Sustainability, e quindi tutti quelli che sono gli obiettivi che stiamo perseguendo verso gli stakeholders esterni e interni, quali i nostri collaboratori, sono tutti raggruppabili in questi tre anni, di persone, pianeta e soprattutto di questi. E questo credo sia un po' quello che avete assolutamente la intercettato motivazione, rispetto certo. alla nostra presenza. Ok, Non so quanto tempo avete, non so se mi date fastidio, ma ha fatto benissimo. Chiamerei il professor Marotta qui con me per consegnargli la targa. chiaramente ringrazio, non sapevo fosse la prima edizione, quindi Sì, la anzitutto prima edizione per ringrazio. cui siete proprio gli apripista, diciamo, di questa cosa. E niente, questa è la targa che le consegno con grande piacere davvero. Complimenti e con vivo piacere perché ho lavorato per tanti anni.
ero nella comunità di Sinistra, che si chiamava, quindi ho lavorato nel campo delle, diciamo, penali, soprattutto delle attività penali, quindi non so molto bene da sclavo, quindi mi fa particolarmente piacere oggi essere qui a dare questo premio alla diagnostica, allora in questo è un piso che ultimamente ha avuto anche un nuovo regolamento molto importante per i dispositivi, quindi, e soprattutto, ecco, ritornando alla sostenibilità che si diceva prima, molto dobbiamo soprattutto alle tecniche che si stanno sviluppando in giro, perché permettono di evitare sacrificio di animali e quindi logicamente concorrono sicuramente a rendere il nostro pianeta migliore. Complimenti. Grazie. Complimenti.